Non è vero che non si può più mangiare come una volta, che non si possa più sentire i sapori di una volta. Basta che vieni con me, qua, nelle terre di Joe. Vieni con me che te lo dimostro. Anna, allora, questa volta la ricetta te la dico io, okay. C'è un po' di roba, ma ho visto la farina di grano turco, ci facciamo la polenta. Eh no. Come no? No. C'è una ricetta del 1908 di una crescia con la farina di grano turco. Mai sentita. Vedrai, dopo quando assaggerai. Proviamo, dai, prova un po'. Fammi ok. Vedere. Mettiamo un giro d'olio in una padella e iniziamo con il ripieno. No, no, aspetta, che ripieno? Hai detto che fai la crescia. Sì? La crescia è una specie di piadina, che c'entra il ripieno? Hai ragione, ma noi faremo una crescia ripiena. Wow. Bene, aspettiamo, vediamo un po' sta crescia ripiena. Togliamo il budello della salsiccia. E la sgraniamo nell'olio. Prendiamo le zucchine, le puliamo e le tagliamo a tocchettini. Quando la salsiccia sarà cotta, aggiungiamo le zucchine. E insaporiamo con un po' di pepe e un pizzico di sale. Un pizzico di sale, il sale è quello che serve. Sì, ma io ce ne metterei poco perché già la salsiccia insaporisce, quindi magari assaggiamo. Va bene, la bocca sei tu. Prendiamo due cucchiaini di lievito di birra e gli aggiungiamo un bicchiere di acqua e mischiamo. Poi prendiamo le due farine e le uniamo in una ciotola. In realtà questa la lasciamo da parte nel caso ci servisse per impastare. Ah, quindi è giusta. È giusta. Devi serve. Poi prendiamo l'olio, ce ne mettiamo un giro generoso. Il sale. E aggiungiamo l'acqua con il lievito. L'acqua deve essere calda, fredda? Tiepida è meglio. Si scioglie meglio il lievito. Si scioglie, esatto. E poi impastiamo. Quando l'impasto ha raggiunto una certa consistenza, ci spostiamo sul piano di lavoro e continuiamo a impastare. Una volta pronto l'impasto, lo dividiamo in due. Una parte deve essere leggermente più grande dell'altra. Gli ridiamo una piccola impastata e le lasciamo riposare. Prendiamo la parte più grande, mettiamo un pochino di farina sul piano di lavoro e la stendiamo. Una volta stesa la crescia, non deve essere troppo sottile, la mettiamo nella teglia. Aspetta, ma la teglia è sporca? No, non è sporca. Prima ho aggiunto un giro d'olio e un po' di farina di mais. In questo modo la crescia non si attacca, anzi diventerà anche un po' croccantina. Cuoca sei sempre tu.
mettiamo il ripieno, poi prendiamo la parte più piccola, la stendiamo, chiudiamo la crescia, tagliamo i bordi e li chiudiamo con una forchetta. Mettiamo un giro d'olio nei bordi, in questo modo non si attaccherà. E siamo pronti per infornare a 170 gradi per circa 30 minuti a forno ventilato. Trascorsi i 30 minuti la facciamo un po' riposare in modo che si raffreddi e poi la impiattiamo. Guarda, sei benissimo! Fatto vedere intanto. Voilà! Bella e bella! Adesso sentiamo anche se buona, eh! Dai, Anna, forza! Pezzettino piccolo, per sentire. Ok. Già si sente l'odore. Brava Anna! Bella e come sempre buona. Visto che non è difficile trovare i prodotti di una volta, basta andare nel sito www.terredigio.it e ti insegniamo anche come cucinarli. Vieni tranquilla.